Per quanto riguarda poi la prevenzione, per quanto riguarda la vaccinazione, ecco, cos'è che possiamo dire in provincia di Imperia? Com'è che... Possiamo dire che come in tutta la Liguria, noi, siccome l'anno scorso è stato reso obbligatorio il vaccino contro il morbillo per i nati dal 2001 o più giovani, fino al 2017, noi abbiamo invitato con lettera scritta a domicilio tutte le persone che non hanno ancora avuto la vaccinazione contro il morbillo, nati dal 2001 o più giovani, a farla. Il vaccino è obbligatorio, tutte queste persone saranno vaccinate in parte già nel 2017 e poi per tutto il 2018. Le persone più grandi, nate prima del 2001, che non avessero ancora avuto la malattia, perché se hanno avuto la malattia sono tranquille, hanno già gli anticorpi, non avessero ancora avuto la malattia e non fossero ancora state vaccinate, vengono nei nostri ambulatori, per quelle il vaccino non è gratuito, non è obbligatorio, ma è gratuito. Per quanto riguarda invece la profilassi e per quanto riguarda la cura, di chi ha contratto il morbillo, com'è che funziona a livello di malattie infettive? Allora, di solito il paziente sta a casa perché è una malattia che quando diagnosticata si autolimita soltanto con dei sintomatici. I pazienti che abbiamo ricoverati ad oggi sono soltanto due, uno è dimesso e un'altra sarà dimessa a breve, quindi diciamo che le complicanze sono molto rare nel 10% dei casi e sono delle complicanze respiratorie, però sono molto rare. Non c'è rischio di trasmissione a livello ospedaliero? No, non c'è rischio di trasmissione perché, come è già stato detto sia dal direttore generale che dal collega, vengono messe in atto da subito i protocolli e le misure di isolamento. I pazienti vengono isolati nel reparto, quelli che vengono ricoverati, e non c'è possibilità di diffondere il virus.